Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento molto scottante, il doping. Infatti, nonostante tutto, non sia ancora ripartita la nuova stagione ciclistica dopo il blocco a causa di tutto questo casino che sta succedendo in tutto il mondo, dei grossi nuvoloni neri stanno gettando un'ombra molto densa e molto scura sulla stagione 2016-2017, in particolare sul Tour de France. Sembra infatti che durante un'inchiesta, l'inchiesta Aderlas, che vede coinvolti prevalentemente gli sciatori, e dopo le confessioni di Johannes Durr e l'iscrizione nel registro degli indagati del suo medico Schmidt, si sia aperto un filone legato al ciclismo. Infatti Schmidt è un medico sportivo che non è noto soltanto nello sci nordico, ma è molto conosciuto anche in ambiente ciclistico, tant'è che ha lavorato per due grandi squadre, la Milram da una parte e la Gerresteiner dall'altra. Bene, intorno a questa figura un pochino ambigua sembra che gli inquirenti si stiano concentrando per fare luce su alcune pratiche illegali e che ovviamente andranno verificate, perché per ora si tratta ancora dei sospetti, nelle stagioni 2016-2017 del Tour de France. La confessione dello sciatore Durr mette un po' in chiaro tutta la pratica che il medico Schmidt aveva elaborato per eludere i controlli degli organismi internazionali, come ad esempio la WADA, che è l'organismo principe per quanto riguarda la lotta all'antidoping. Bene, sembra che praticamente, e questo è ancora tutto da dimostrare, il medico Schmidt usasse delle sostanze che uscivano dai normali canali legali della farmacologia e della medicina sportiva, in sostanza sul mercato nero. Queste sostanze non erano ancora state né elaborate né individuate dagli organi antidoping e quindi era una sorta di prodotto sconosciuto da tutti coloro che dovevano in realtà andarlo a cercare. Quindi gli atleti che beneficiavano, tra virgolette, delle cure e delle attenzioni di Schmidt erano sicuramente avvantaggiati rispetto a tutti gli altri, perché utilizzavano una sostanza dopante o avrebbero utilizzato una sostanza dopante che all'epoca non era ancora conosciuta. Oggi, invece, grazie alle ricerche in questo ambito, si sono sviluppati dei protocolli, delle metodologie di ricerca molto più accurate, molto più precise, e sappiamo esattamente quali molecole andare a ricercare, anche quelle molecole che all'epoca erano sconosciute al mondo dell'antidoping. Infatti la WADA ha richiamato tutti i campioni, cioè non campioni sportivi, cioè i campioni di analisi, no? I campioni di urine e di sangue, per rifare nuovamente le analisi e vedere se chi ha vinto il Tour de France o chi ha corso il Tour de France in quegli anni ha usato queste sostanze. Attenzione, perché in quegli anni il Tour de France è stato vinto anche da Chris Froome, quindi potrebbe succedere davvero un vero e proprio cataclisma. E la cosa che mi dispiace è questa, cioè i ciclisti professionisti quanti sono nel mondo? Saranno 5.000? Non so, dico una... un numero, 10.000, di questi ovviamente una larga fetta di ciclisti sono puliti, una piccolissima parte tende ancora a fare uso di sostanze dopanti, come ha dichiarato anche Lance Armstrong nell'ultimo documentario che è andato in onda sui canali di ESPN, in cui fa una sorta di confessione. Bene, credo che ad oggi sia arrivato il momento di far sì che anche quella piccola fetta di ciclisti professionisti che usano il doping scompaia letteralmente. Cioè dobbiamo inculcare nei ciclisti che lo fanno appunto di mestiere, nei pro, che il doping è sbagliato. Il mio pensiero e il mio dubbio è che se ci sono 10.000, non lo so, 20.000 ciclisti pro al mondo, ci siano 2 milioni forse, 3 milioni di ciclisti amatoriali sparsi in tutto il mondo, dove i controlli sono molto più bassi e ovviamente questo potrebbe invogliare alcuni amatori un pochino più scaltri, un pochino più furbi a fare uso di sostanze dopanti, che ovviamente servono a poco perché non si campa di ciclismo amatoriale se non in rarissimi casi, ma servono soprattutto a far star male chi ne fa uso e a tirare ancora più discredito e ancora più ombre su una categoria come quella dei ciclisti amatoriali che, ahimè, non è proprio ben vista. Quindi questo è il mio pensiero, staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime settimane con questo nuovo scandalo e riflettiamo anche su
su tutto il mondo del ciclismo, sia quello professionistico, sia quello amatoriale, e su come il doping è ramificato in tutti i livelli dello sport, appunto del ciclismo. Ok, raga, per oggi è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!